Uè, tra 9 giorni è primavera. No, oggi fra no, adesso ne abbiamo 6 12. Giorni compio gli anni. Mi hai comprato il regalo? Ah, ecco. Ma oggi parliamo per cucina. Oggi parliamo del mio compleanno. Domani compie gli anni Gaia. Oh, cara la mia stellina d'amore. Ma sei un pesce d'amore. Anche tu? Certo, te pareva. Guarda questa Maria Vergine. Che pochissimo. Ma benvenuti a tavola. Tutti artisti, tutti pazzi. Certo. Buona visione da Perenzin Serramenti Alimana. Ottica all'angolo della vista a Belluno. Ortofrutta a Sole a Ponte nelle Alpi. Buongiorno, ben ritrovati a Benvenuti a Tavola. Buongiorno Joy. Sei già stanca? Ho caldo. Ah, ah, quindi è caldo. Aprite le finestre primavera. È caldo. Ah sì, è chiuso, la guarda, è chiuso. Ok, e che cosa hai preparato oggi? Oggi abbiamo fatto delle bavette meravigliose con un pesto di rucola, pinoli e pieve d'op. Ingredienti. 320 g di bavette, 150 g di rucola, uno spicchio di aglio, 40 g di pinoli, 40 g di pieve d'op, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Cominciamo la nostra ricetta. Allora iniziamo, Giorgia. Dimmi tutto. Questa è l'acqua per scottare la rucola, la saliamo un po', questa è l'acqua per la pasta e la saliamo. Ok. Quindi la rucola non la teniamo a crudo, ma servirà per fare una specie di pesto, un diciamo. Pesto, sì, e la scottiamo appena e poi la passiamo in acqua fredda di modo che tenga il suo bel colore verde. Ah, ok, vai Joy. Yuhu. Ricordiamo il sito internet www.lajoy.it, il sito del ristorantino di La Zen, che ha all'interno le ricette di Joy, le ricette che appartengono alla famiglia e agli amici di Joy e che lei ha ereditato e fatto sue attraverso il ristorantino. Poi c'è una sezione di blog molto personale in cui Joy racconta scene di vita privata. Adesso racconterò la mia tristezza. Sì, abbiamo detto che Giulia è partita, la bambina, poverina, la mia bambina Oxford. E poi c'è una parte interessante invece che serve a tutte le persone che magari vogliono nella vita provare a fare questa professione, che sconsigliamo. No, perché no, è bellissimo. Questa è una burocrazia e ci sono appunto tutti i passaggi burocratici per aprire un ristorantino. Bene Joy, una sbollentatina quindi di pochi istanti? Sì. Perfetto. 2 secondi. Ed ora il prossimo passaggio. Abbiamo cotto la pasta in acqua bollente e salato. Abbiamo scottato la rucola, frullata nel mixer con i pinoli, il timo, l'aglio, una presa di sale, poco pepe. Abbiamo aggiunto olio fino a creare un'emulsione cremosa. Abbiamo scolato la pasta e condita con il pesto preparato. Abbiamo impiattato e cosparso di formaggio in scaglie, decorato con le foglie di rucola rimaste. Piatto finito, Joy. Che bello! Hai visto? Molto, molto bello. Le nostre bavette con rucola e pinoli. Sai che mi viene in mente tipo fredde d'estate? Sì. Che voglia di caldo. Dillo. Benvenuti a tavola. No, che voglia di caldo. Ah, sto scherzando. Ci vediamo domani, puntuali alla stessa ora. Bentornata, Joy. Arrivederci da Perenzin Serramenti Alimana. Ottica all'angolo della vista a Belluno. Ortofrutta a Sole a Ponte nelle Alpi.